La capacità polmonare di Richard HTT. Sigla. Guardiamo altri meme che avete pubblicato sul mio subreddit e visto che continua a piacervi l'idea di ricevere cose gratis, ricordiamo che c'è un paglio per il meme. C'è un paglio? Quello di Siena? Esatto. Ricordiamo che c'è in paglia il mio fumetto per il meme più divertente, ovviamente firmato da me. Per chi altro fosse interessato, link in descrizione. Life is good, but can be better. E ci siamo. Oh, e in effetti la somiglianza è schiacciante, no? Io avrei invertito le immagini, bro. Life is good, but can be better. Dov'è Riccardo? Gli devo mettere due. Dopo il video sulle regioni, dov'è Riccardo che gli è devo la mettere tua pro? Due? È la mia professoressa. Grande. Non era di geografia, era di pittura. Sì. Però non l'ha fatto appositamente per questa cosa. Sono andato a ripescare questo pezzo in un mio vecchissimo video. Ah. Sarebbe stato molto preoccupante. I'm John Small. Cosa sto guardando? Ah, sia con me che con te. Questa è Francesca. Ah! Cioè, Francesca ci assomigliate di più. Ma cosa? No, Francesca in generale non sembra neanche lei. Io no. Qui sembri tipo Rob Forchetta comunque. Ma no, ma manco lui. Snoop Dogg. Tu sei Snoop Dogg. Sono, però... sono proprio Snoop Dogg. No, la faccia la riconduco a te, lasciando perdere il resto. Sì, vabbè. Però dico... I baffetti, eccetera. Sì. So cos'è, ma lo preferisco in questo modo. Ma cosa? Vuoi dormire? Sì, lasciami in pace. È uscita la nuova meme review. The Legend of Rick. Ah, Rick. Perché? The Legend of Rick. Il protagonista è lui. Poi perché sono con un altro colore rispetto a tutti gli altri? Cos'è? I gessetti della Giotto, Richard. Te li mando prossimamente. Ma quanto è carina questa faccia. Sì, con fluidifica. È bellissima. Geroglifici e pitture rupestri sono la stessa cosa per Francesca. Ma Francesca non è Francesca, perché questa persona doveva decidere, insomma, di fare un fotomontaggio per adeguare questo meme, no? Non ha preso la faccia di Francesca, ha preso il logo di Francesca per schiappargliela in faccia. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, alla fine del video c'è il video. Ecco, infatti. Che cos'è? Con lei come faraona, come cavolo si chiama? No, faraona. Come si chiamavano? Non so, il faraone. No, le donne. Tipo Cleopatra cos'era? Era un faraone? No, non era un faraone. Cos'era Cleopatra, Francesca? Cri, cri, Francesca? Cri, cri, cri. Francesca? Francesca, rispondi! Era una regina egizia appartenente al periodo Ptolemaico. Ah, giusto il tempo di cercarlo su Google, eh! Stavo tergiversando per questo. No, cosa? Ecco, qui ci assomiglio. Per cosa dire. Sta facendo? Ma sì, ma perché qui c'è anche la stazza che è uguale. Esatto. Ma perché sta mangiando me? No, dovevi metterci i gessetti, non la sua faccia. A forza di mangiare gessetti. Ah, perché c'ho il berretto. Perché mi ero messo il berretto a filo nell'altro Reddit, infatti dopo me l'ha detto. L'ho notato durante il montaggio, che pian piano il suo berretto pop 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 pop. Eccolo. In real life ce l'abbiamo. Ora devi rimanere così per tutto il video. Ovviamente. Metto Riccardo in gruppo a caso. Perché sì. Perché sì. Prima era finché non mi nota e l'ho notato subito. Poi è finché non mi dimentico e adesso è così. Ha seguito il nostro suggerimento? No. No, eccomi qua. L'ho notato subito. Ti devi impegnare di più, Cerberus. Finalmente anche Nintendo ha aggiornato il suo vocabolario e ha smesso di inserire parole desuete come accattivante. Ho preso una piuma viola. Ma perché poi questo? Questa faccia mi perseguiterà per tutti i kama del mondo. A soli 5,93 gessetti bianchi. Lo shampoo di kama per tutti i kama del mondo. Io odio. Secondo me è vuoto comunque. Sa perché. Vabbè, anche tu dovrai lavarti. Oh, è vero. La cute comunque. No, è vero. Smentiamo poi questa cosa. Sì, io sono. Però comunque dietro i capelli ce li ho. Un po' sparsi ce li ho. Quindi devo comunque idratare. Vabbè, sentite. Uno dei nostri primissimi Richard e Frafrog fanno cose che vedrete ora. Sta per arrivare la nuova modella della linea autunno-inverno 2015. Cosa sono andati a ripescare? Quanti capelli avevo? Anche sotto le ascelle ce l'avevo. In effetti, allora, è vero che nel video ho detto ora vi faccio vedere un vecchio Richard e Frafrog che fanno cose, ma non così vecchio. Questo c'è un motivo se non lo faccio più vedere. Ecco perché non vediamo mai Frafrog fare complimenti a Richard. Ci stanno. Ci sta. Sono carini. Bene, grazie. Oh, ha detto una parola
una parola gentile sul mio lavoro? Oddio, tagliamola subito in montaggio. Ma questo non è il motivo, sì, è un'eccezione, tipo. Sì, sì, è un evento storico che sono riuscito a non far tagliare. E Frafrago, guarda, Richard sembra molto felice. Allora, a parte il fatto che non mi somiglia per niente e non è la mia faccia, né quando sono felice, né mai. Già, chissà cosa starà pensando. Pagare con gessetti. Niente, ormai i gessetti mi rendono felice. Plot twist, all'inizio mi facevano schifo, adesso sono il motivo della mia vita. Perché Francesco Lamagna col Camare? Non lo so, però in effetti potrebbe essere un bel brand, eh? Ormai ho scritto Camare qua. No, ti prego. Cioè, oggi non è Natale, ma ho trovato questo video ed ora ho questa canzone fissa. Esserne tutti contenti, giocare a tombola per ore, visitare il mio canale, non posso più leggere questo video. Sono io che ho fatto la canzoncina di Natale. Ma ti sta sulle p***. Hai sentito il messaggio? Cioè, aveva un forte messaggio. Ringraziare il cielo ancora perché stiamo a respirare. Passerò il resto del video a toccarmi scaramanticamente le parti basse per... Jessica Sozzi, che è colpevole. Jessica Sozzi viene a trovarci ogni venerdì in live. Per chi non lo sapesse, link in descrizione. Ora che lo so, la pagherai. Quando il video Eric è stato demonetizzato. Figliolo, c'è una cosa che devo dirti. Non sono tuo padre. Sono tua madre. Che cosa diavolo è? Perché avete fatto sta cosa? Ma chi? Sempre lei e... Sempre Jessica! Tutto molto interessante, tutto molto accattivante, certo. Ma la cosa che in realtà mi ha attirato di questo meme è la straordinaria interpretazione minimale di Rovazzi. Sì, sì, vedi i capelli che vanno in su da un lato. Sì, 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 e poi questi baffettini qui e poi queste gambe che sono tipo un decimo rispetto al busto. Io ora non lo so, Rovazzi sinceramente mi sa che non l'ho mai visto di persona, quindi posso smentire? No, quindi può darsi pure che sia così. Cosa? Ci siamo, eh? Ci siamo. Trasformo Richard HTT finché non mi vede. È il naso di Michael Jackson. In effetti, il naso è veramente... Ma poi guarda questo occhio squagliato. Cioè, sono orribile. Però, insomma, i capelli rossi almeno. Non male, esatto, non male, non male. Buon Sangiovese a tutti intanto. Ma perché negli occhiali c'è la mia faccia? Mi piace pensare che tu fossi tipo quello che ha fatto la foto e nei suoi occhiali ti si specchiavi tu con questa faccia. Certo. Perché ovviamente io quando faccio le foto sto così per non far vedere la camera. Riso. La voglia di Rick di fare un tea time. Ah, cioè questo è una macro di un chicco di riso. Non l'avevo capito. Quando li facevo i tea time non si guardava nessuno e ora non ve li beccate. Se davvero volete davvero tantissimo i tea time, dimostratemelo. Se questo video raggiunge i 200k, allora faccio il tea time. Allora, trasformo Richard in cose e personaggi finché non mi vede. Già fa, ecco, giorno 1 già. Ma che ha allungato i capelli, sì, da un lato perché... Cioè, ci sei. No, non ci sono, è terribile. Però la corona c'è, la pelle c'è, i capelli ci sono. No, vedi che neanche la pelle c'è, sono troppo chiaro. Non è vero. Bisogna impegnarsi di più, ragazzi. Mi sto prendendo un po' di sole. O magari doveva fare meglio. Tra le regole del mio subreddit c'è mettici un po' di impegno. Kama posta meme e commenta. Frafrog neanche ci prova. Francesca non si sta impegnando perché non si applica. Quando scopri che Richard e Kama stanno insieme. Alla fine cosa? Alla fine cosa? Sapevo che sarebbe uscita questa cosa. Eh sì, possiamo solo che smentire subito. No, abbiamo litigato un sacco di volte su questo discorso, Rick. Dicevamo. Associare un animale a Richard, Frafrog e Kama con accurata spiegazione. Quindi, vai, il riccio perché sei riccio. Franciccina ama il verde, quindi la rana. Kama è dotato di una incapigliatura assente, ossia con una capoccia calva. Ma dai, ma questi gatti poi sembra che abbiano la pelle raggrinzita, sembrano degli... Non posso dirlo. Esatto. Super capo meraviglioso Richard HTT, potrei chiederle una cosa? Cosa vuoi? Kama lo schiavo. Cioè, ma poi mentre sto leggendo il giornale, sì. Vorrei se possibile un aumento in soldi e non in gessetti, se possibile. Oh, ma certo, ma perché non ci ho pensato prima? Davvero? No. Allora, se fate i meme con la troll face, praticamente io faccio un viaggio di 30.000 anni nel passato. Ah, Kama. E tra le parole che gli vanno a fare l'autocompletamento, Camare. Perché? Quante volte l'hai scritto Camare su WhatsApp, per favore? Troppo poche! Troppo poche! Breve storia. Breve storia molto vera. Sì. Quindi momento di attenzione. Capisci che qualcosa non va quando il limite d'età su YouTube non ti fa più vedere i video di Richard HTT con Kama. Suspicious. È successo? No, non è successo, il vero? Di età? Oddio, è successo sul serio? Spero di no. Ma che cosa vuol dire? Che quando tu apri il video ti dice hai abbastanza anni da poter... Sì, se c'è qualcuno che lo sa, fatemelo sapere nei commenti. L'inizio di ogni c'era una volta. Chissà se questa volta riuscirò a dormire.
Franciccina, proprio come ogni sera. Ecco qui la tua storiella, però con tutto il template di Shining. No. Metto Riccardo in gruppi a caso finché non mi dimentico. Allora, aspetta, vediamo. Io t'ho sgamato. Dai, si vede subito. Ragazzi, avete 3 secondi. 1, 2, 3. Ma no, non è quel. Cava! Aspetta, aspetta, ma sono più di uno. Ah, veramente? Allora, qui è uno. Oh mio Dio! Qui è uno. Qui è un altro. Io, 3. No, io non ho visto quello. C'è un altro? Aspetta. Sì. Aspetta, aspetta, aspetta. È questo. Allora, mi piace tantissimo questo gioco. JJ, rifallo, ma questa volta dimmi in anticipo quanti Richard hai nascosto nell'immagine. Humor nel video. Ti demonetizzano il video. E c'è questa faccia che è la reazione. E questa qua era un disegno che avevamo fatto in una sfida di Richard e Frafrog. Ma la cosa bella è che è così brutto che ha preso forma come meme. Cioè, ma che cosa devi fare? Perché sembra. Allora, aspetta, forse non mi ricordo se era disegnare al contrario. Vabbè, non però mi ricordo che l'avevi fatto. Sì. Pelati più famosi di internet: Marco Montemagno, Mastro Lindo, Saitama. Mastro Lindo penso sia il top. Mastro Lindo fa veramente impressione. Però effettivamente. Cioè, pure tu, falla una faccia un po' più. Cavolo, non si sa mai quando è che poi la prendono e ti mettono tra le persone più famose del mondo. Tu stai sempre così? Cioè, cosa? Ah, cioè. Questo era il meme di Chiara Ferragni quando fumava qualcosa e faceva. Facevo tipo. E ci hanno fatto un meme? Sì, sì. Latte HTT. Guardiamo bene questa immagine. Perché mi allora, sparano? Aspetta, aspetta. Per... Intanto è un cartone del latte, no? Sì. Latte. Di riccio, già questo è molto discutibile. HTT mi ricorda come si chiama il latte a lunga conservazione? UHT, ecco. Ah, ok. Latte UHT a lunga conservazione, qui HTT cosa okay. Vorrà mai dire? Boh, forse che è già scaduto. Poi, senza cama, quindi 100% family friendly. Ma qui la cosa bella è, non so, la polizia che ti tiene sotto, che Francesca che scappa. Certo, Richard lo stipendio di cama. Comunque il tuo stipendio sembra felice di andarsene via da qualche altra parte. Certo, anche tu sembri felice di non darlo a me. Beh, non volevo dirlo, però. Avrebbero dovuto mettere un canestro da questa parte, esatto. Però. Quindi te che lo lanciavi dall'altra. Amico, come farai la parete? Io con lo perché c'hai il collo quando. Certo. Questa qua effettivamente è un'immagine un po' disturbante, eh. Certo, questo più il 3D, questo, ovviamente. Comunque lei è uno dei miei personaggi preferiti di My Hero Academia. L'ho detto. Cosa? Un mix tra me e te? Il Camichard. Non credevo che mi sarei stupito molto di più nel vedere appunto questa bocca piuttosto che te con i miei capelli. Sì, che mi partono da qui. Hai una linea della fronte molto bassa, dovresti essere soddisfatto. Allora, io che suggerisco alla mia amica quando non sa nulla. A real hero. Cioè, come se avessi appena fatto una mossa speciale. Vabbè. Prenderai still life. No, dovevi scrivere sta dicendo papà. No. Non ha senso che la madre dice sta dicendo prenderai. Invece a me fa ridere proprio per questo, perché anche la madre sa che si era prenderai. Anche oggi il dizionario ci delizia con un nuovo termine. Lezione di italiano. HTT vante. Aggettivo HTT van. C'è pure l'accento. Che ispira simpatia, fiducia, buona disposizione d'animo, non da parte di esseri chiamati kama. Usato per definire la perfezione, quando qualcosa è troppo perfetto per essere definito solo accattivante. Due, esempio, questo disegno è accattivante. Questo meme non è accattivante perché sono una persona triste. Nota, aggettivo roccioso. Cosa? In attesa di essere approvato dall'Accademia della Crusca, da non usare mai insieme al sostantivo kama. Io sono sempre sì, l'aggravante di questa cosa. La cosa bella è appunto, perché significa aggettivo roccioso? Non lo so. Certo. Ovviamente, ma siamo ritornati davvero in questi anni in cui mi paragonavate a Michael Jackson. La gente che aspetta un tea time. Anno 917.811, ancora nessun tea time. E c'è un computer degli anni 900, degli anni 90. No, dai, più c'era del 2000. Sì, del 2000, aveva l'LCD ancora. Amukama. Elimina tutto. Ma perché poi ho gli occhiali di Carcoben? Cosa c'entra? Amukama mi piace, bella, bella idea. Oh, petizione per una sfida artistica fra Richard HTT e Gravier. Gravier è un ragazzo che ha un canale su YouTube. E anzi, se posso fare anche una missione, l'ho preso anche come ispirazione, come riferimento per cercare di capire come gestire il nostro social viola. Kama gli ha preso l'attacco di ritarella. Sì. Non si sa come mai. Non lo so. Dicevo, proprio. Gravier è un ragazzo.
Sto ridendo per altro, giuro, che non sto ridendo per altro. Canale YouTube e niente. E quindi ci dicono: petizione per una sfida artistica fra Richard HTT e Gravier. E effettivamente potrebbe essere una cosa carina. Gravier, sì, se vuoi che facciamo questa collab, fammelo sapere nei commenti. Mamma mia, che sta fa venire davvero, no, gli incubi, eh. Uno dice: oh, c'è di patto la mia faccia. Però poi qualificante. Esatto. Cavolo, vorrei fare un'edizione speciale solo così. Ma sapete cosa vi consiglio? Di prenderlo. Yeah. Volete la mia firma dentro, la mia dedica? Acquistatelo. Certo. I soldi, che schifo. Gli aculei. Se non sapete cosa sono gli aculei, beh, vuol dire che non siete informati sulle recenti criptovalute che stanno andando di moda. Richard quando perde una sfida. Franciccina. Francesca, vuoi vederlo? E Richard quando perde una sfida. Cioè, questo sei tu quando perdi una sfida? Questo, sì, sono io quando perdo una sfida? No, o no, quando tu perdi una sfida? Quando lui. Anche gli occhiali nella stessa, in effetti, posizione, sì. Metto Richard finché bla bla bla. No, ha messo anche me. Ci sta anche Francesca. Sì. Allora c'è Francesca. Ci sono io. C'è Kama. Dario Moccia. Ma cosa? Maurizio Merluzzo. Sono tutti. Questo esiste sul serio? No, non c'è nella locandina. Non posso crederci che esista nella locandina così. Sì, ma questo qua è l'amico di Doctor Strange. Cioè, ma guarda, sembra fatto male apposta. Sì, sì. Kama e re tombale. Il fatto di aver detto che tu puzzi di morte ti ha trasformato in un personaggio orrorifico di un gioco di ruolo. Fra, tu sai cos'è il retombale? Vediamo cos'è il retombale. Dark Souls. Ah, ecco, ah, devo... Cosa? Questa qua è la skin di Richard. Con la felpa rosa, ovviamente. Di diva. Guarda, ha azzeccato proprio l'accostamento. Io di solito metto anche la maglietta sotto di questo colore. È vero. Sì, sì. Sono proprio io. Avete mai cercato Kama su Google? Io no. Kama, dio dell'amore. Ci Kama. Sta. Gomme Kama. Cosa? Ma è un po' di montaggio, immagino. Se questo sito è realmente... Sì, dai, vedi che la pagina fa così. Cosa? Certo. La dama con l'ermellino. Versione Francesca. È venuto anche carino, eh. È stato fatto bene. Cosa? Siamo diventati dei supereroi. Ah! Tanto mi piace tantissimo che al posto del bat segnale c'è, cioè, il riccio segnale. Tu sei diventato anche Batwoman. Guarda gli occhi, sono enormi. Sei diventato anche Alfred. Poi io sono diventato Batman. Questa è la mia inconfondibile mascella scultorea. Sei diventato Robin. Perché c'è la faccia così grossa? Non si sa. Francesco ovviamente è Joker, perché è l'elemento malvagio. Tu sei Poison Ivy. E sei anche... No, questa è Catwoman. Questa è, ma quest'altro qual è? È Bad Girl. Mi sto immaginando dentro di me il meme della tipa che dice: per me sono la stessa immagine. No, ah! Yes, ma anche no. Questa è stata la reazione di tutte le mamme che hanno visto il video sulle Winx. C'era addirittura una mamma che mi ha detto: io che cerco di capire se questo video è adatto a farlo vedere a mia figlia di 9 anni. Ma poi scopro che c'è Kama. Kama che apre la bocca. Perché Richard che ci tiene a monetizzazione dei suoi video, quindi la capacità polmonare di Richard HTT. Perché ha visto la sfida in live. Esatto. Con questo qua abbiamo visto i meme, sì. Ma dobbiamo scegliere 3 meme, tra cui uno vincerà appunto il mio fumetto. Questo qua del riso era bellissimo. Questo qua del latte, per originalità, era quello che mi era piaciuto di più. Sì, questo. La lode a Kama. Ti ha toccato delle corde che non sapevi di avere. No. Quale tra questi 3 meme ha vinto una copia del mio fumetto? E ricordiamo, per tutte le altre persone c'è il link qui sotto in descrizione. Ovviamente il fumetto verrà firmato da me. Vi do fin da subito che per i prossimi meme daremo la priorità ai meme con più upvote. Quindi mi raccomando, ricordatevi quando li guardate in giro sul mio subreddit di votarli in su o in giù, in base a se è un bel meme oppure se fa camare. Detto questo, visto che hanno detto la mia capacità polmonare, l'ultima parte del video sarà di me che trattengo il respiro. Vediamo per quanto tempo. Anzi, facciamo una gara. Vai. 3, 2, 1.
Ho vinto. Potevo rimanere così altre due ore. Ciao.